Cari concittadini di Dala, buonasera. Aspetta un attimo, fammi mettere gli occhiali prima. 5 anni sono passati e torno a farmi sentire su questo palco. Dico subito che non sono parlare, non sono. Dico subito che parlare non è il mio forte. Volevo oltretutto lasciare il posto di candidato a qualche giovane, ma in questi anni il gruppo è stato così unito che il nostro capolista avvocato Nino Crisafulli ha rifiutato la mia richiesta di sostituzione. Cinque anni di pessima amministrazione hanno cancellato il nostro centro ionico tra i migliori della Riviera, degrado ambientale, pulizia inesistente su tutte le strade. In questi 5 anni hanno fatto allontanare quei pochi turisti che avevano scelto Idala, il Monte Scuderi, la chiesa di Badia, le vie caratteristiche dei centri storici, il mare come meta indirizzata dai centri turistici regionali. Non mi venga a dire che è colpa dell'alluvione. Basta guardare quei 4 vasi che ornano la nostra principale piazza per capire il degrado. Naturalmente mancano i fondi per comprare qualche piantina o fiore di stagione. Guardate quei lampioni. Sono così da 3 anni. Vergogna. Amministrazione assente. Assenti in tutto. Richieste fatte dal gruppo di minoranza anche a decine. Risposte qualcuna. Dubbia o vaga. Assenti anche nelle piccole cose. Dal novembre del 2010 ho pregato il signor sindaco con nota protocollata a ripristinare la segnaletica di attraversamento pedonale nella via principale di Dala Marina, nei pressi della chiesa e i vicoli adiacenti alla spiaggia. Niente! Tanto i pedoni non sono importanti, sono solo necessari nel periodo delle elezioni per i voti. Da premettere che la richiesta mi era stata sollevata da persone che durante i mesi estivi ci onorano con la loro presenza. Per quanto riguarda le strade di campagna e la rotabile per Vernia, non voglio scendere nel pettegolezzo e su risposte fuori luogo di qualche assessore. Ma io non me la posso prendere neanche col sindaco, perché lui non è di Idala. Lui ha Idala la residenza solo per convenienza. Perciò conosce poco l'utilità di queste strade per gli idalesi. Lui conosce soltanto quella della montagna, della festa della montagna. Ora non si va più alla Madrazza per 2 motivi. Primo, perché l'hanno fatta bruciare. E perché poi di soldi non ce n'è più. Dunque è inutile ripristinarla. Quei pochi contadini o appassionati di campagna, piuttosto che rovinare la macchina rischiando la vita, abbandonano tutto. Dimenticavo, visto che siamo in tanti e numerosi, voglio portare a conoscenza di tutti voi come il signor sindaco è riuscito a trasformare la nostra bella scuola di borgo appena ristrutturata, e non mi dica che l'ha voluto la protezione civile, perché è capace di dirlo, in un bel centro di deposito di materassi vecchi, sporchi, una topaia che fa schifo, che fa venire il volto a stomaco, una fonte di malattie. Bisognerà ripulire e risanare i locali. Quelle stanze sono una vergogna, con quei libri e stampe della biblioteca buttati per terra da un paio di anni. Non è facile riportare il nostro centro ionico alla normalità. Frequentando il palazzo municipale ho potuto notare giorno dopo giorno l'assenza completa dell'amministrazione.
Una barca senza comandanti, alla deriva. Vergogna! Ogni giorno fornitori che reclamano i mancati pagamenti, mezzi municipali che non possono essere riparati perché nessuno vuole più ripararli, pignoramenti per gite degli anziani non pagati alle aziende di viaggi. L'importante è organizzare, partire, spendere denaro pubblico e non pagare. In compenso, dove ho visto l'amministrazione al completo sono le processioni di risanti. È uno spettacolo vederli. È l'unico posto per farsi notare davanti a tanta gente. Ma caro sindaco, il nostro elettore non è ignorante come lei crede. Le belle parole non fanno più presa. Dopo 5 anni di assenza completa non può andare in casa. Non può andare più di casa in casa a tastare il polso per un voto. Mi dispiace, ma non posso non nominare la banda musicale. Nominato dal comune alle commissioni che si svolgono all'interno del direttivo della banda musicale di Dala. Una istituzione fondata nel 1887 e da noi tutti di Itala tanto cara. Dico a noi tutti di Itala. Bene, me ne vergogno. In ogni riunione di rappresentare il comune. In questi 5 anni di gestione miscele la banda è stata portata al quasi fallimento. Dal 2009 non riceve la sovvenzione cui il Comune si è sempre fatto carico per il mantenimento del maestro e della banda. Se ancora sopravvive è per merito dei componenti del direttivo, i componenti della banda che rinunciano alla quota dei servizi e alle famiglie dei ragazzi allievi che autotassandosi pagano il maestro per essere seguiti. Scusate. Altro che fare belle vantasse della banda e sventolare davanti alla gente in chiesa durante il Memorial Rizzo il buono premio in denaro di 250 euro. Per poi dire al momento della riscossione non ci sono soldi! I fondi mancano. Solo in certe occasioni. Ma non mancano per inutili scene popolari, in prossimità delle elezioni. Cari concittadini, per questa sera il tempo è limitato, devo lasciare il microfono ai miei colleghi. Ma gli argomenti sarebbero tanti. Unione dei comuni di Scaletta, con Scaletta Zanglea, le serate fallimentari di spettacolo estive, organizzati dall'Unione dei Comuni in Piazza De Gasperi con Lillo Alessandro, la strada di Busunara, la curva demolita per un incidente ed è andata bene, sulla provinciale per Itala, dove l'amministrazione, talmente influente sugli altri enti, non riesce a farsela riparare da un anno. Sindaco e assessore ai lavori pubblici. Solo questo gli interessa nel Comune di Itala, specialmente i lavori pubblici. Guai se dovesse gestirli qualcun altro, e non dico altro! Ha trasformato il Palazzo Municipale di Itala in sede di esperti. Esperti a pagamento a fior di quattrini, non a costo zero. Non mio. Ha detto qualcuno ieri sera, senza denaro non si canta missa.
avvocati, avvocati esperti in relazioni di gestione enti, esperti di economia finanziaria, comandanti dei vigili urbani, a pensare che non era necessario andare a Santa Teresa, bastava collaborare col comune di Scaletta, che comandante ce n'è più di uno. Esperti per tenerlo a galla fino alla fine del mandato, ma sempre nel fango è finito. Nel nostro simbolo della lista forse avremmo dovuto scrivere invece di uniti per il futuro di Itala, uniti per ricostruire Itala dai danni causati da questa amministrazione, uscente e perdente. Sì, perché noi ci presentiamo a voi sicuri e convinti, con un programma che ci farà ritornare alla ribalta dei primi posti nei centri ionici. Votate per la lista Uniti per il futuro di Itala e per il candidato a sindaco Antonino Crisafulli. Buonasera.